vedo la mascherina. Buon pomeriggio alle persone che sono qui in sala e a quelle che si collegheranno con noi. Oggi ospitiamo Agnese Mandrino, che è direttrice. Bibliotecaria e archivista. È archivista, soprattutto archivista, amica e collega. Lavora all'Osservatorio Astronomico di Brera che noi andremo anche a visitare quando la situazione ce lo permetterà, ve lo faremo sapere. Oggi ci proporrà una interessantissima lezione sugli astronomi e le leggi razziali in Italia e il titolo è Sotto lo stesso cielo, punto interrogativo. Allora, l'ho detto prima a qualcuno di voi, è una lezione molto 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 interessante che secondo me vi piacerà, come è piaciuta a me piacerà anche a voi. Forse qualcuno di voi avrà visto senza la maschera Agnese. Adesso la leviamo. Quando sapete che qualche tempo fa c'è stato l'ammartaggio, sì. Ecco, e Agnese è stata intervistata e ha dato delucidazioni, ha spiegato e sono riuscita a capire anch'io qualcosa della vicenda. Comunque, eventualmente di questo poi parleremo. Allora, Agnese, a te. Io ringrazio tanto, prima di tutto, la Maria Teresa, la quale ha naturalmente esagerato, e poi anche tutte le persone che sono venute e anche quelle che sono a casa, che vogliono ascoltare questa conferenza. La domanda che noi abbiamo scelto di utilizzare come titolo della conferenza ovviamente ha una risposta ed è no. Durante il periodo delle leggi razziali il cielo, questa cosa che dovrebbe essere veramente la più condivisa tra tutti, per molti astronomi, cioè per molti professionisti, non era uguale. Come ci è venuta l'idea di fare in un osservatorio astronomico una ricerca sulle leggi razziali? Maria Teresa mi ha detto che questa domanda vi poteva incuriosire. Lo vedremo nel corso della conferenza. È stata anche per noi un risultato inaspettato, insperato, ma come sono molte delle ricerche che si fanno in un archivio. Si comincia pensando di trovare moltissimo e non si trova niente, si comincia pensando di non trovare niente, si riesce invece a mettere insieme una conferenza che ci è stata chiesta da tante parti e da tante persone. E noi volentieri la facciamo sempre. Poi vi spiego perché parlo al plurale, non perché io mi senta più persone. Allora, anche su desiderio proprio di Maria Teresa, volevo cominciare a parlare un po' dell'istituzione nella quale io lavoro, cioè l'Osservatorio Astronomico di Brera. Questa immagine penso che tutti i milanesi la conoscano, ed è il cortile d'onore del Palazzo di Brera. In mezzo c'è una statua di Napoleone del Canova, questa immagine è stata presa proprio poche sere fa al tramonto, e quello che vediamo appunto è il Napoleone in veste di Marte pacificatore. E guarda caso è proprio Marte l'oggetto del cielo che lega la parte del palazzo nella quale io lavoro con questa meravigliosa statua nel cortile d'onore. Quando voi siete nel cortile d'onore, niente, ma vi garantisco niente, vi lascio immaginare che c'è un'altra parte del palazzo che da lì non si vede assolutamente, che è quella ancora oggi abitata dall'Osservatorio Astronomico di Brera, che è la più antica istituzione milanese che si occupa ininterrottamente di ricerca scientifica, di osservazione del cielo. Oggi non si osserva più, si fa solamente una ricerca con immagini e con osservazioni prese altrove. Siamo nel centro di una città, quindi il cielo è un astronomo professionista, non lo può più osservare. E c'è questa parte che è bellissima, estremamente suggestiva, con due grandi cupole che dal cortile d'onore non si vedono. È una parte che pochissimi conoscono perché bisogna andarci, ci si può andare solamente in visita guidata perché si sale proprio sui tetti. Ebbene, qui si incontra Marte un'altra volta. Dopo che l'abbiamo incontrata nella figura del Napoleone,
la incontriamo in questa cupola. Questa è la cupola dalla quale Giovanni Schiaparelli, a partire dal 1862, quando venne nominato direttore, installò il telescopio che noi vediamo nell'immagine sotto, con il quale fece le sue numerose osservazioni e con il quale, a partire dal 1877, iniziò ad osservare Marte. Non faccio la lezione sull'osservatorio, se poi Maria Teresa lavorerà la faremo, o spero che mi veniate a trovare quando sarà possibile, con un po' più di facilità. Comunque è il luogo dal quale Giovanni Schiaparelli ha osservato Marte dal 1877 al 1900. Questa è la sua prima mappa di Marte, dove si distinguono le grandi zone del pianeta, al quale lui diede i nomi che queste portano ancora oggi, e dal quale, da qui, proprio da questo posto, è partita tutta la vicenda fantascientifica parallela se Marte fosse o non fosse un pianeta abitato, perché a un certo punto sulla sua superficie compaiono dei canali che sembrano essere costruiti da esseri intelligenti. Tutto è nato all'osservatorio astronomico. L'osservatorio possiede un bel archivio, un archivio molto importante, perché gli astronomi, soprattutto fino alla prima metà dell'Ottocento, non facevano soltanto la ricerca astronomica, ma seguivano anche tutti dei filoni di ricerca che oggi non più, ma allora erano legati all'astronomia, alla cartografia, la determinazione dell'ora esatta. Per voi milanesi sarà ancora, non so se avrete in mente, ma comunque nota sicuramente, la sirena del mezzogiorno che partiva dal Palazzo della Rinascente per dare il segnale del mezzogiorno. Ebbene, quella partiva dall'osservatorio di Brera. I segnali dell'EIAR partivano dall'osservatorio di Brera. Quindi la cartografia, la misura del tempo, la determinazione del tempo, le misure meteorologiche, le ricerche criminali. Quindi è un archivio che al di là delle informazioni strettamente scientifiche ne contiene tante altre, e devo dire che tanti delle persone che vengono per consultarlo non sono scienziati, cercano altre cose che ancora una volta con grande piacere a volte scopriamo di avere. Ecco, questa forse per qualcuno sarà l'immagine nota adesso dell'osservatorio, perché quando si va a visitare l'orto botanico questi sono i tre grandi torrioni che si ergono sulla seconda cupola. Prima abbiamo visto quella di Rame di Schiaparelli, questa è l'altra cupola che ora è una sala per conferenze. Ebbene, come vi dicevo, l'osservatorio ha un bel archivio e ospita anche alcuni di quelli che sono chiamati, forse con un termine un po' vecchio, ma io uso quello di quando ho studiato io, sono chiamati archivi aggregati, cioè sono archivi che si trovano presso l'osservatorio ma che non sono stati prodotti dall'istituzione osservatorio. In questo caso conserva l'archivio della Società Astronomica Italiana. Ed è proprio da questo archivio e dal telegramma che vedete qui sotto che è partita la nostra ricerca. Cioè una ricerca che ha spinto me e numerosi altri colleghi a chiedersi che cosa era successo agli astronomi a partire dal 1938, quando vennero emanate le leggi razziali. Allora, noi sapevamo ovviamente che le leggi razziali avevano colpito in numerosissimi campi della scienza. La fisica è stata decimata, la matematica, non parliamo, la psicanalisi, la medicina, la parte di ricerca medica. Ma nessuno si era mai posto l'idea di indagare che cosa fosse successo in ambito astronomico. Ecco, questo è l'archivio. Da una parte lo vedete durante il riordino, quindi tutto disordinato, e dall'altra lo vediamo invece nella sua collocazione attuale, è formato da circa una settantina di cartelle. No? E proprio guardando uno di questi fascicoli, mi ricordo, proprio anche con grande commozione, se posso dirlo, di aver visto scritto, di aver trovato una busta arancione con scritto sopra soci ebrei. Soci ebrei. E mi chiedevo, ma cosa c'entrano i soci ebrei, no? Aprendola si è veramente aperto un mondo che forse avremmo preferito non scoprire.
ma che d'altra parte davvero, se la memoria non è soltanto un minuto di silenzio, è stato bello indagare, perché è bello portare poi le testimonianze storiche a prova di quello che è successo. Le nostre ricerche sono state poi condivise da tante altre persone, ovvero da tutti i colleghi che negli osservatori astronomici si occupano del patrimonio storico. Io non sono un'astronoma, io, come ha detto la Maria Teresa, mi occupo dell'archivio, della biblioteca, in parte della strumentazione quando è necessario. Però ci è proprio venuta questa idea: ma cosa è successo negli osservatori a partire dal 1938? E questa nostra ricerca ha dato la possibilità poi, nel 2015, di organizzare una giornata di studi molto intensa, molto partecipata, alla quale hanno partecipato, voglio proprio ricordare i loro nomi, poi vi dico perché. Allora, si è svolta a Bologna, nell'aula della specula, perché due degli astronomi colpiti dalle leggi razziali erano proprio bolognesi, quindi alla quale hanno partecipato Fabrizio Bonoli, che è il professore di storia dell'astronomia e della cosmologia a Bologna, Alberto Sermoneta, il rabbino capo della comunità bolognese, Micaela Procaccia, che all'epoca lavorava all'ufficio centrale per i beni archivistici, Marina Zuccoli, bibliotecaria dell'osservatorio di Bologna, Angela Mangano dell'osservatorio di Catania, Luisa Schiavone di Torino, Valeria Zanini di Padova, io di Milano, e Mauro Gargano, che ci ha disegnato la locandina, oltre a numerosi altri colleghi che hanno preparato una bibliografia astronomico-razziale, diciamo così. Perché dico questo? Perché è nata anche una cosa molto interessante. Di solito si è molto gelosi, per qualche verso, dei propri lavori di ricerca, no? Uno dice: ah, questo l'ho fatto io e ne parlo io. Ebbene, è nata proprio una sorta di sintonia in base alla quale le persone che hanno partecipato a questa ricerca hanno proprio deciso di condividerla. Cioè, a chiunque di noi fosse stato chiesto di parlare di questi argomenti, l'avrebbe fatto a nome di tutti. A chi fosse stato chiesto di pubblicare, l'avrebbe fatto a nome di tutti, proprio per arrivare a una condivisione il più vasta possibile. Ed è per questo che io parlo al plurale, voglio ricordare le persone che con le quali abbiamo fatto questa ricerca. Veniamo agli osservatori. Cosa è successo negli osservatori? Bisogna tener conto che nel 1938, quindi l'anno in cui le leggi razziali furono promulgate, gli osservatori in Italia erano 12. Più o meno ce n'era uno a capo di ogni stato preunitario. Gli astronomi erano pochissimi. Erano circa 30, non vi dovete immaginare dei posti molto affollati. Erano circa 30 in tutti questi 12 osservatori. Ebbene, dai nostri studi e dai nostri calcoli si è scoperto che le leggi razziali hanno colpito circa il 20% di queste persone. È vero che in questo caso il numero non è importante, perché ne basterebbe una sola, no? Basterebbe ricordarne uno solo colpito dalle leggi razziali, ma questo ci ha proprio dato l'idea che, anche per quanto riguarda lo sviluppo della scienza astronomica, colpire il 20% degli astronomi ha portato alla lunga dei risultati non certo lusinghieri per lo sviluppo della nostra astronomia. Oltretutto, due di questi erano direttori di osservatori e lavoravano per quell'epoca a progetti di punta della ricerca astronomica, che adesso poi nei dettagli vedremo. Le domande subito dopo? No, dopo. Va bene. Spero di essere sufficientemente chiara. Ecco. Ecco, una brevissima storia per inquadrare le leggi razziali, che si inizia a parlare di censimento di quale religione professavano i podestà nel 34, nel 35 sono varate le leggi, le cosiddette leggi di Norimberga, in ambito quindi tedesco, anche se bisogna ricordare che i tedeschi non obbligarono mai i paesi alleati a seguirli in questa strada. L'Italia intraprese la strada delle leggi razziali in una maniera autonoma, senza nessun invito, chiamiamo così, dell'alleato germanico.
e anche in Italia prende il via proprio una serie di quasi una scalata che porterà poi alle leggi razziali emanate il 17 novembre del 38, firmate dal re, che sono quelle che conosciamo noi. Ricordiamo solo qualche momento, per esempio la pubblicazione del documento sui problemi della razza, i primi allontanamenti e i primi provvedimenti per allontanare i bambini da scuola, per allontanare gli ebrei che erano arrivati in Italia dopo il 1918, per poi arrivare al famoso discorso che tenne Mussolini a Trieste a metà il 18 settembre del 38, proprio l'acuirsi di questi provvedimenti in tutti i campi, dai matrimoni, la distinzione degli ebrei, le definizioni di quando uno potesse essere nominato ebreo e di che percentuale di sangue dovesse avere, insomma, tutti dei calcoli tanto complicati quanto assurdi, per poi arrivare al Regio Decreto del 17 novembre 38, che è quello conosciuto proprio come le leggi razziali, è il compendio di tutte le disposizioni che erano state prese. Un decreto al quale seguirono numerosissime circolari attuative, infinite. Quella che vediamo qui, pensate, che è la circolare attuativa del decreto delle leggi razziali all'interno della Società per la Protezione degli Animali. Cioè gli ebrei andavano cercati e censiti, schedati, ovunque si potessero trovare, nella più piccola associazione o nel più grande consesso, in un'università, così come nella Società per la Protezione degli Animali e anche nella piccolissima Società Astronomica Italiana. Questa è la scheda di censimento degli ebrei che noi abbiamo trovato in quella famosa busta arancione di cui vi parlavo all'inizio, quella con soprascritto soci ebrei. Quindi gli ebrei cominciavano proprio ad essere così, ad essere censiti. Bisognava sapere chi fossero, dove fossero, cosa facessero, di chi fossero figli, quanto guadagnassero. Erano diventati il bersaglio privilegiato del regime fascista. Prima di entrare e vedere un po' le storie di questi uomini, sono tutti uomini, anche per una ragione così un po' particolare, di donne astronome non ce n'erano. È stata una professione eminentemente maschile. La prima donna all'osservatorio di Brera arriva intorno agli anni 60. Oggi non è più così. Ricorrono in questi giorni 100 anni dalla nascita di Margherita Hack, che è stata la prima direttrice di un osservatorio astronomico italiano. Oggi le astronome sono forse superiori agli astronomi, le astronome femmine rispetto agli astronomi maschi, ma allora noi ci troviamo a parlare di uomini perché le donne non c'erano. In che modo parliamo di questi uomini? Ho scelto di non esaminarli dal punto di vista scientifico. Non parliamo della loro produzione scientifica, accenniamo solamente alla loro carriera, ma di centrare questo piccolo incontro su che cosa successe loro a causa delle leggi razziali, perché alla fine questo era quello che importava. La prima persona che vogliamo ricordare è Guido Horn d'Arturo. Guido Horn d'Arturo era triestino, era nato nel 1879, si era laureato a Vienna e aveva vissuto in quella Trieste che era la stessa di Sama, di Joyce, di Svevo, quindi in questo ambiente culturale assolutamente privilegiato. Aveva lavorato in vari osservatori astronomici, la carriera di un astronomo prevedeva un po' una peregrinazione negli osservatori astronomici della penisola e nel 15, quando era scoppiata allo scoppio della guerra mondiale, lui si era arruolato volontario nell'esercito italiano, quindi per il suo paese era un disertore, tant'è che aveva anche cambiato il suo cognome era Guido Horn, che suonava troppo tedesco. Allora gli aveva aggiunto questa cosa molto bella, gli aveva aggiunto Guido Horn d'Arturo. A quell'epoca si faceva chiamare
Guido d'Arturo, che era il nome di suo padre, ma che è anche il nome della stella più luminosa della costellazione di Boote, che è una delle costellazioni che si vedono benissimo in cielo. Quindi, allora, tutti questi uomini, tutti gli uomini di cui parleremo, hanno profondamente amato, se mi passate il termine, il loro lavoro, lo studio del cielo, la sua contemplazione, anche se uno studioso non lo contempla, ma lo studio, e hanno profondamente sofferto dall'essere privati della possibilità di fare questo. Allora, Horn era il direttore, nel 21 diventa il direttore dell'Osservatorio di Bologna, e nel periodo delle leggi razziali, cioè nel 38, qui lo vediamo in una bella fotografia del 36, quando è andato a vedere, a osservare un'eclisse di sole in Grecia, era un uomo che aveva quasi 60 anni, quindi non era più un uomo giovane, era un uomo nel pieno della sua maturità. E l'altra cosa che vorrei ricordare, parlando di questi uomini, è che bene o male a tutti accade la stessa cosa. Non importa chi erano, che cosa facevano, che successi avevano riportato in ambito scientifico, che età avessero, se ci avessero una mamma anziana, se avevano i bambini, niente. Le leggi razziali si abbattono su queste persone come una livella. Non interessa niente di ciò che queste persone avevano fatto. E vale per tutti. Le storie quasi diventano ripetitive, finiscono tutte alla stessa maniera. Cioè, sospensione dal servizio, con quello che poi ne consegue per le varie persone. Comunque, dicevamo, Horn era uno degli astronomi più rinomati dell'epoca. Pensate che era direttore dell'Osservatorio di Bologna, era professore ordinario di astronomia nella più vecchia università del mondo. Aveva appena costruito a Loiano, fuori Bologna, un telescopio che per l'epoca era all'avanguardia, che permetteva di osservare. Era il direttore dell'unica rivista di divulgazione astronomica che si chiamava Celum, che lui aveva fondato. Aveva fondato le pubblicazioni dell'Osservatorio di Bologna per divulgare le ricerche che in quell'osservatorio venivano fatte. Aveva sistemato, con la sistemazione che ancora noi oggi utilizziamo, la biblioteca e l'archivio dell'osservatorio. Era un uomo nel pieno del suo vigore intellettuale. Ebbene, per lui nel 38 arriva la cosiddetta dispensa dal servizio, che voleva dire perdita completa dei diritti, voleva dire perdere il lavoro, perdere la paternità scientifica del lavoro. Cioè, queste persone portavano avanti lavori importanti e cospicui, cioè perdere la casa, perché forse non è scontato, ma gli astronomi abitavano dove lavoravano, perché dovevano lavorare di notte, quindi le loro case erano negli osservatori astronomici. E pensate che Horn nelle sue lettere scrive al rettore dell'università dicendo: se può andare lo stesso a lavorare di notte passando dalla porta di dietro, sostenendo le spese di eventuali ricerche, e anche questo gli viene negato. L'unica soluzione è la fuga, il nascondersi. Ecco, la cosa che mi viene più da dire è il nascondersi. Si ritira prima in una casa in via Saragozza, Bologna, e poi va a Faenza da un suo amico che si chiamava Giovanni Battista Lacchini, e poi va a Pesaro. Ho scelto di far parlare un po' anche i documenti che abbiamo trovato in archivio. Vi volevo leggere una lettera che Guido scrive a una sua fidanzata storica, Olga, il 27 febbraio del 39, quindi pochissimi mesi dopo la tegola, scusatemi il termine, forse poco felice, ma molto, secondo me, efficace delle leggi razziali. Mia cara Olga, ti devo dire qualcosa che ti dispiacerà, ma è meglio che tu che te lo dica io piuttosto che te lo dicano altri. Io sono ebreo e come tale verrò rimosso dal mio posto. Io non mi rammarico del mio destino, perché ci sono molti altri per i quali fuori dall'Italia è anche peggio.
non ho mai avuto il coraggio di dirtelo e ora capisci perché quando si accennava al matrimonio io mi sono sempre rifiutato di prendere una decisione, nonostante tu la potessi caldamente desiderare. Non potrò mai dimenticare che durante le più dolci carezze tu mi dicesti cose terribili sugli ebrei. Non che questo mi avesse sorpreso, perché questa è una cosa legata all'educazione e all'ambiente in cui avete vissuto, ma io sapevo che l'odio in te era così radicato che la rivelazione della verità ti avrebbe portato alle lacrime e io non volevo perderti. Il nostro sentimento non è stato facile né poco durevole, se dopo 31 anni dura ancora. E sarebbe stato un peccato se fosse rovinato da un pregiudizio medievale. Non sai quanto io sia contento di scriverti questo per la prima volta. Questi sono documenti conservati nell'archivio dell'Osservatorio di Bologna, che parlano forse più di quella famosa dispensa dal servizio dei documenti ufficiali. Questi uomini si sentivano così. Avevano perso anche la donna con la quale che avevano amato per più di 30 anni. Non mi sembra una... Questa sarà una velina, immagino. Questa è una velina, sì. Questa è una minuta. Noi non abbiamo trovato, purtroppo, le sue lettere. Non le abbiamo trovate dai destinatari. Abbiamo ricostruito chi fosse questa Olga, ma non è stato possibile rintracciarla. Si chiamava Olga Litovska. Ma lui ha tenuto tutte le sue minute. E quindi questa è una minuta di una sua lettera. Sì, è proprio una velina, scritta anche sulla carta. Ebbene, nel 45, quando finisce la guerra, le cose per Horn dovrebbero semplificarsi. Allora, tenete conto che nel 38 Horn è stato sostituito in tutti questi suoi incarichi, cioè lui non c'era più, per la comunità scientifica non c'era più. E poi nel 45 deve anche subire quell'enorme pateracchio della doppia cattedra, nella quale... i reggenti dell'Università di Bologna avevano mantenuto sia, avevano reintegrato Horn d'Arturo, ma avevano mantenuto anche la persona che ne aveva preso il posto a causa delle leggi razziali. Era veramente un pateracchio infinito che poi si risolse nel 48, quando la persona che ne aveva preso il posto venne a dirigere l'Osservatorio di Brera a Milano. E quindi Horn poté recuperare appieno quello dal quale era stato privato. Solamente due accenni voglio fare, non sono astronoma, però voglio ricordare due cose che riguardano Guido Horn d'Arturo. Allora, nel 2018, anche grazie alle nostre ricerche, è stato intitolato a Horn d'Arturo uno strumento che si chiama ASTRI. Questo strumento si chiama in realtà ASTRI Horn. Quello che vediamo è un prototipo, questo qui rosso. È un prototipo che è installato a Serra la Nave, un osservatorio sull'Etna, ed è il prototipo di un nucleo di telescopi molto grandi che sono in parte installati alle Canarie o in Cile e che sono stati costruiti con una tecnologia che a partire dal 1922 avevo utilizzato proprio Horn. Volevo farvi vedere questa immagine. Horn fu il primo e le leggi razziali interruppero queste ricerche che oggi sono la punta più avanzata della nostra astronomia mondiale, non italiana, internazionale. Horn fu il primo a intuire che è molto più semplice e più redditizio e più economico e più facile quando si costruiscono dei grandi telescopi a specchio. Voi sapete che un telescopio è uno strumento che raccoglie la luce che ci viene dalle stelle. Quello che la raccoglie può essere una lente o uno specchio. I telescopi a lente non si fanno più, almeno dalla fine dell'Ottocento, perché sono troppo complicati, mentre si fanno i telescopi a specchio. È molto difficile costruire uno specchio grande, è proprio tecnologicamente difficile costruirlo. Ebbene, Horn fu il primo a ideare questa nuova tecnologia che si chiama specchio a tasselli. Lo vedete qui che è
come se fosse davanti a un alveare di specchi esagonali. Ebbene, questa è una sua idea e iniziò, scusate, mi manco un pezzo. Vabbè, lo facciamo apparire. Comunque è l'immagine di prima. Ecco, volevo semplicemente confrontare queste due immagini. Quello che vedete qui giallo è il telescopio spaziale che è stato lanciato un paio di mesi fa. Ne hanno parlato tutte le televisioni, tutti i giornali. Ci sono state queste immagini meravigliose del telescopio James Webb che apriva i suoi specchi nello spazio, oltre all'atmosfera. Questa è la prima immagine che ci ha mandato il James Webb Telescope. Questo è il telescopio di Horn, scusate, ve lo faccio vedere qui, non capisco perché non funziona. Non so perché. Allora, volevo invitarvi semplicemente a mettere a confronto queste due immagini, cioè un uomo solo davanti a questo piccolo specchio che si trova ancora oggi nella Torre della Specola di Bologna, costruito con questa tecnologia assolutamente innovativa per l'epoca, e il grande telescopio James Webb, costruito e lanciato in orbita pochi mesi fa, che sono esattamente la stessa cosa. Cioè, senza la tecnologia di Horn, noi non avremmo quelli che oggi si chiamano i multi-mirror telescopes, cioè telescopi con tanti specchi. Noi dobbiamo tutto questo al nostro astronomo bolognese. Da questa parte vediamo un uomo da solo, col suo specchietto, e dall'altra parte invece vedete che dispendio di tecnologia, di mezzi, di finanziamenti, che per lui era impensabile. Ebbene, questa è stata la più grande eredità, forse, che Horn ci ha lasciato, è l'astronomia contemporanea, e le leggi razziali questo progresso l'hanno interrotto. Lui l'ha potuto riprendere solamente dopo il 45 e portarlo allo sviluppo che noi ancora oggi conosciamo. Oggi è l'unica tecnica costruttiva. L'ultimo affronto, invece, e l'ho voluto mettere ricollegandomi un po' al mio mondo archivistico e bibliotecario, è questo. Le leggi razziali non colpivano solamente in maniera feroce, ti prendo e ti butto fuori. Colpivano anche in una maniera più sottile, più subdola, più raffinata, ma non meno dolorosa. Nel 1942 il ministro Bottai aveva emanato un decreto in base al quale le biblioteche pubbliche governative dovevano mettere un segno sui libri degli autori ebrei, non soltanto sui libri, ma anche sulle schedine del catalogo. Penso che tutti noi abbiamo in mente che una volta si cercava, anche adesso in realtà, si cerca nelle schedine. Ebbene, ancora oggi, se noi andiamo alla Biblioteca Universitaria di Bologna e cerchiamo nel grande catalogo a schede della biblioteca, che si usa ancora oggi, i libri di Guido Horn d'Arturo, noi vediamo che portano questo timbro, Libesge, che sta per libro sgradito, perché è di autore ebreo. E se noi poi andiamo a prendere il libro, lo ritroviamo sulla copertina, sulla foglia di guardia e anche sul frontespizio. Aveva uno scopo questa cosa, no? Cioè, quando tu cercavi il libro nello schedale, dicevi, ah, guarda che tu stai chiedendo un libro che è di un autore sgradito, sta ben attento cosa fai. E quando il bibliotecario te l'andava a prendere, era la sua la responsabilità di darti il libro di un autore sgradito. Ebbene, questa forma è rimasta. Oggi per noi è una testimonianza storica, ma non oso immaginare quando Horn, finita la guerra, è andato a cercare uno dei suoi libri nella biblioteca che aveva formato. Ecco, poi bene, Horn muore poi nel 67, acquisendo molte benemerenze e ancora oggi venendo ricordato appunto anche nei grandi telescopi che volano nello spazio. Un altro bolognese di cui voglio ricordare, il nome è Luigi Iacchia, triestino come Horn, allievo di Horn, l'8 dicembre del 38, eccola qui, dispensato dal servizio, ok? Iacchia era giovane, era un allievo di Horn, era nato nel 10, aveva poco, non aveva neanche 30 anni nel 38, giusto? Sì, aveva,
e la situazione per lui diventa drammatica. Aveva una lui, anche lui lavorava a Bologna, lavorava in un osservatorio, era allievo di Guido Horn, fa di tutto per opporsi al decreto, scrive: ah, ma io ho prestato servizio, il mio servizio è importante, faccio le osservazioni meteorologiche che sono importanti anche per la città. Niente di tutto questo funziona. Pensate che la lettera finisce: ho una madre anziana che non so dove mettere. Pensate che la lettera al rettore dell'università finisce con: la situazione si presenta per me senza una via di uscita. In realtà per lui una via di uscita si presentò, cioè non fu come Horn che dovette vivere alla macchia, perché si rivolse agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti nel 1933, a New York, era stata fondata questa associazione che si chiamava Emergency Committee for Displaced Scholars. Era stata fondata da scienziati americani nelle varie discipline, in tutte le varie discipline, e aveva lo scopo di soccorrere, di dare un lavoro in America ai colleghi tedeschi che erano stati colpiti, agli ebrei che dalla Germania avevano cominciato a scappare prima, no? Ebbene, questa opera di trovare un lavoro per questi scienziati si allargò poi anche alle altre persone perseguitate, soprattutto agli italiani che dovevano lasciare la patria per via delle leggi razziste, no? Ebbene, per Yakia e per sua mamma si aprì proprio una nuova strada negli Stati Uniti. Il responsabile di accogliere gli astronomi era un astronomo molto famoso, Harlow Shapley, che era il direttore dell'Harvard College Observatory, il quale prima scrive in Italia, scrive al direttore dell'osservatorio di Arcetri a Firenze e gli scrive: oh, senti, dimmi un po', ma questo Yakia com'è? È capace di lavorare in gruppo, sa gestire una ricerca da solo, e condivide i risultati del suo lavoro, è una persona simpatica, è nevrotico, cioè chiede informazioni per poterlo poi accogliere. E infatti per Yakia inizierà proprio una carriera negli Stati Uniti, una carriera che lo porterà all'interno dell'osservatorio dell'Harvard College a diventare una delle migliori menti, a lavorare insieme, a lavorare in quella parte di astronomia che era anche legata agli aspetti militari, agli aspetti della guerra, perché parlava 17 lingue. 17 lingue, parlava e scriveva 17 lingue. E quindi arriverà, vincerà la medaglia d'oro dello Smithsonian Observatory, e tutti gli anni veniva in Italia a trovare i suoi parenti e a Bologna a trovare il suo maestro, fino a quando visse nel 67 a trovare Horn. E si dice, abbiamo incontrato anche i parenti di queste persone, che l'unica cosa italiana che Yakia abbia conservato sia proprio la lettera del rettore dell'università che gli diceva di essere sospeso dal servizio. E la cosa singolare è che poi le nostre ricerche in parte sono andate avanti. Per esempio, un paio d'anni fa su Luigi Yakia è stata data una bellissima tesi di laurea che ha approfondito aspetti della persona che noi qui non abbiamo potuto affrontare per ovvie ragioni. Innanzitutto è stata data una tesi di laurea in fisica, quindi il lavoro l'ha fatto poi un fisico. Ebbene, Yakia ha legato molto il suo nome anche agli studi dell'atmosfera, agli studi delle turbolenze dell'atmosfera, e non si capiva che fosse, cioè per gli americani non si sapeva che fosse questo Yakia, perché loro pronunciano questo nome come Yakia. E quindi è stato, anche quando abbiamo parlato col docente dell'Università di Bologna, ha detto: ma io questa persona la conosco, ma la conosco con un altro nome. E quindi anche questo andare avanti della ricerca, entrare in contatto con suo nipote Alessandro, avere dei documenti nuovi, per noi è stata una ricchezza infinita, che ci ha permesso di dare giustizia a queste persone, di ricordarle, semplicemente di ricordarle sulla base dei documenti. Azeglio Bemporad era un astronomo nato in Toscana. Lo vediamo in questa fotografia con sua moglie Annita e con vice Guido e Carlo Massimo,
che erano i suoi tre bambini. A partire dal 33, allora anche lui ha tutta questa carriera nei vari osservatori italiani, prima è a Catania, poi è a Capodimonte all'osservatorio che c'è a Napoli, e poi dal 33 diventa direttore dell'osservatorio di Catania. Un osservatorio importante, stante la bellezza del cielo catanese, poi vedremo perché, c'è sempre il sole. In più era professore di astronomia e geodesia all'università. Spesso queste due cariche erano correlate, cioè il direttore di un osservatorio astronomico era anche il professore ordinario di astronomia o di materie correlate nell'università del luogo. E, quando inizia la sua attività a Catania, viene coinvolto in un grande progetto, in un progetto internazionale, che era il progetto della carta du ciel. Era un progetto che prevedeva la mappatura fotografica di tutto il cielo visibile, fatto ovviamente in vari punti del mondo. Il punto per l'Italia era l'osservatorio di Catania, diretto da Azeglio Bemporat. Ebbene, anche i suoi lavori nel 1945, è un progetto che poi è stato abbandonato perché sono cambiate le tecniche, però all'epoca era un progetto di punta. Queste persone non erano... con tutto il rispetto dei semplici scrivani, erano degli scienziati, portavano avanti dei progetti di ricerca importanti. Quindi viene allontanato. Ah, ecco, per di più era anche un instancabile fascista. Questo era strettamente legato al regime. Questa che vediamo è la rotonda del Grande Equatoriale di Catania, dove lui tutti i sabati, piovesse, nevicasse, ci fossero 100 gradi, faceva le lezioni del sabato fascista per chi le volesse ascoltare, no? per istruire le persone. Ebbene, nel 38 viene cacciato dal servizio e nel 39 viene anche... Lui aveva cercato in tutti i modi di rimanere, no? Si era fatto una piccola casetta in osservatorio, aveva tre figli, aveva una moglie. Aveva cercato di rimanere per continuare la ricerca della carta du ciel, ma... nel febbraio del 39, anche la ricerca gli viene tolta, pensate, viene affidata a un suo allievo, a una persona che da lui stava imparando, che era Giovanni Alessandro Favaro, e deve anche lasciare libero l'alloggio. Ebbene, Azeglio, con la moglie e i bambini, va prima in un paesino alle pendici dell'Etna, e la casa viene bombardata, quindi riesce a trovare comunque un piccolo alloggio vicino all'osservatorio di Catania, e nel 1945 l'Università di Catania è stata la prima a riaprire dopo la guerra, la prima in Italia a riaprire è stata Catania, ma era molto provato da queste vicende. La moglie era morta, moriranno poi anche due dei suoi figli, e quindi lui non riprenderà mai più l'insegnamento, morirà molto triste, molto sconsolato. Ricordato in una maniera veramente emozionante dai suoi colleghi dell'osservatorio. E uno dei suoi figli, invece, Carlo Massimo, andrà in Israele, finite tutte queste turbolenze, andrà in Israele e darà inizio a tutta una progenie di suoi nuovi parenti, uno dei quali è anche stato con noi alla giornata di Bologna che avevamo dedicato a queste persone. Ci aveva fatto un grande piacere poterlo incontrare, era il suo bisnonno, Azeglio. E poi Giulio era il cugino di Azeglio, anche se non si potevano vedere, erano come cane e gatto, e Giulio lavorò invece all'osservatorio di Torino. Diciamo, la parte principale della sua carriera la svolse all'osservatorio di Torino, dove arrivò nel 1933 e dove nel 38 lo colsero le leggi razziali. Il 14 dicembre, espulsione dall'osservatorio. In una maniera molto brutta. È stato espulso dall'osservatorio in una maniera molto violenta, proprio molto violenta. Come vedete, le cose sono sempre le stesse, declinate in modi diversi. Allora, pensate che scrivono dal ministero, scrivono al direttore dell'osservatorio, che era Luigi Volta, perché vogliono indietro i libretti ferroviari di Giulio Bemporat.
dice questo non può più viaggiare, quindi dateci indietro, cercagli i libretti ferroviari e mandaceli perché non può più viaggiare. Allora, sentite cosa risponde il direttore dell'osservatorio. Allora, dice che per eventuali comunicazioni bisogna rivolgersi direttamente all'interessato. Desidero non avere più con lui nessun rapporto, nemmeno d'ufficio, del resto non appartiene più a questo istituto. Fine. Cioè, per me la cosa più sconcertante è questa scure, è questa mannaia che si abbatte sulle persone. E per Giulio invece si aprirà, così come per Luigi, a Chia una vita nuova. Allora lui dimenticherà tutta la sua vita astronomica, chiamiamola così, tutta la sua vita professionale e si adopererà in due istituzioni che erano sorte in quegli anni per dare assistenza agli ebrei in Italia, assistenza proprio pratica, le scarpe, i giocattoli, il mangiare, oppure per aiutare gli ebrei che fino a quando fu possibile farlo volevano andarsene. Quindi vennero proprio istituite queste associazioni e Giulio fu il delegato per tutto quello che riguardava Torino. Abbiamo trovato una sua lettera, molto curiosa, perché poi negli archivi le storie si intrecciano sempre, sempre. Quello che non si trova da una parte lo si può trovare dall'altra. Vi ricordate Guido Horn d'Arturo, il padre degli specchi e tasselli? Ebbene, gli scrive a Giulio, avendo saputo di questo suo ruolo, e raccomanda a Giulio Ida Yakir. Ida Yakir era una signorina, era un medico, si era appena laureata a Bologna e chiede a Giulio di aiutarla in qualche modo, cercando di farle passare l'esame di Stato a Torino e poi di tenersela vicino, in qualche modo di proteggerla. Ebbene, Giulio Bempora rifiuta e sentite cosa dice. Dice che aiutare questa giovane medico, questa giovane dottoressa, avrebbe significato non potersi occupare di altre donne che oggi, questo è testuale, di altre donne che oggi considerano come il massimo delle loro aspirazioni sia andare a lavare i piatti in Inghilterra. Quindi preferisce dedicarsi a persone che forse avevano ancora meno possibilità di quante non ne avesse questa dottoressa. Ecco, e poi muore a Roma, Giulio muore a Roma, è perfettamente inserito in quelle che anche dopo la guerra saranno tutte le organizzazioni di assistenza agli ebrei. Ci sono molti suoi ricordi da parte dei suoi connazionali e da parte proprio dei dirigenti di queste osservazioni. Aveva vissuto fino alla fine con una sua sorella, non si era mai sposato. Alla fine volevamo ricordare anche due personaggi ai quali si è dedicata nello studio la mia collega di Padova, Valeria, che sono Tullio Levi Civita e Bruno Rossi. Allora, queste due persone non sono due astronomi strettamente astronomi, diciamo così. In realtà sono un matematico, Tullio Levi Civita, e un fisico, Bruno Rossi. Però entrambi, per motivi diversi, sono stati molto legati all'ambiente astronomico, perché le loro ricerche hanno portato a importanti ricadute sia nell'astronomia che nell'astrofisica. Pensate che Bruno Rossi ha portato i suoi studi a un livello tale che hanno poi permesso al suo allievo Riccardo Giacconi di vincere il Nobel. Quindi anche Riccardo Giacconi è a tutti gli effetti un astronomo che ha studiato la visione dell'universo non con i nostri occhi ma con la banda X, attraverso i raggi X. E proprio la figura di Bruno Rossi ci dà l'occasione. Ecco, una cosa molto triste che riguarda Tullio Levi Civita. Tullio Levi Civita non era giovane nel 38, era già una persona anziana. Ebbene, di lui si ricorda, lui è stato completamente dimenticato dai colleghi padovani, addirittura è morto solo a Padova perché
che per gli ebrei, per lui ebreo, è stato impossibile trovare un'infermiera che lo curasse. E l'unico suo ricordo, l'unico suo necrologio è stato all'epoca quello pubblicato dall'Osservatore Romano in Italia, mentre ci sono numerosi necrologi sulle riviste matematiche del resto del mondo, chiamiamolo così, non così coinvolto in questa disgustosa vicenda, io direi. Questo può finire? No, no, pazzia, no. Pazzia, sì, pazzia Maria Teresa. Ecco, la figura di Bruno Rossi invece, lui andò, abbandonò, lui aveva fondato tutta la scuola fisica e astronomica padovana, l'abbandona e va negli Stati Uniti. Ma la sua vicenda è anche l'occasione per parlare di un'altra, di un altro, come dire, ritorno delle leggi razziali. E ce ne parlano moltissimo le date di questi due documenti, guardatene. Il 10 ottobre del 38, 10 ottobre, arriva la famosa dispensa dal servizio per Bruno Rossi a partire dal 16 ottobre. Questi avevano 6 giorni di tempo per chiamare vita. Il 12 di ottobre, quindi esattamente in quel cuneo di tempo, inizia la corsa dei colleghi per averne la cattedra. E questa è una cosa abbastanza, non so, a volte uno si chiede cosa avremmo fatto noi, no? E questa vicenda è liquidata con parole veramente, veramente così, quasi incredibili. Cioè, Ugo Amaldi, che è stato un grande fisico italiano, scrive al direttore dell'Osservatorio di Padova, che era anche rettore dell'università, si sta verificando una vicenda grave e delicata, che è l'allontanamento di Bruno Rossi. E poi gli dice, ascolta, se tu devi trovare un suo sostituto, io ti propongo il nome di Gilberto Bernardini. Quindi insieme all'allontanamento di queste persone si vede anche la caccia alle cattedre delle persone che loro lasciano vuote, quasi come se queste persone non dovessero tornare più, perché nel momento in cui io desidero trovare un sostituto alla cattedra vacante diventa, non so, diventa molto eloquente secondo me questa cosa. E anche queste sono tutte cose che ci hanno rivelato gli archivi. E adesso invece ho lasciato per ultima la parte della quale mi sono occupata io nella nostra ricostruzione, cioè la vicenda legata a coloro che erano i soci della Società Astronomica Italiana e che è testimoniata dai documenti conservati a Milano in quell'archivio con le cartelle azzurre che vi ho fatto vedere all'inizio. Ebbene, cosa successe per i soci della Società Astronomica Italiana? Che cosa era la Società Astronomica Italiana? La Società Astronomica Italiana è stata fondata il 7 gennaio del 1920 ed era l'erede di un'altra grande società scientifica, la Società Italiana degli Spettroscopisti, che erano coloro che per la prima volta al mondo si dedicavano allo studio dell'astrofisica. E anche per la Società Astronomica Italiana, così come abbiamo visto per la protezione degli animali, arriva la Società Astronomica Italiana aveva sede a Milano, all'Osservatorio di Brera. Quindi arriva anche all'Osservatorio di Brera, dove il presidente della Società Italiana era Emilio Bianchi, direttore dell'Osservatorio di Brera, arriva la famosa richiesta di sapere chi erano i soci ebrei. E quindi Emilio Bianchi distribuisce a tutti quelli che lui pensava fossero ebrei o non lo fossero, le cedole che bisognava compilare, nella quale bisognava dichiarare di che religione si era, se si era di madre ebrea, se si era di padre ebreo, dove si lavorava, da quanto il censimento, insomma, la schedatura degli ebrei, no? Ebbene, alla fine arrivano anche per noi le risposte di questi soci ebrei. E io ne volevo ricordare qualcuno. Alla società astronomica potevano appartenere sia astronomi, come quelli di cui noi abbiamo parlato, ma anche non astronomi, cioè quelli che noi oggi chiamiamo astrofili, no? Le persone che osservano il cielo per passione, ma astrofili mi viene da dire di alto bordo, di alta cultura,
persone che con le loro ricerche in qualche modo potevano aiutare l'attività astronomica, magari per quelle parti più noiose, i calcoli, le osservazioni ripetute. Bene. Allora, io volevo qui ricordare qualcuno dei membri della Società Astronomica Italiana di cui abbiamo trovato i nomi nel nostro archivio presso l'osservatorio. Allora, il primo in realtà è una persona così nota che forse non ha bisogno di presentazioni ed è il fondatore della Società Astronomica Italiana, Vito Volterra. Allora, Vito Volterra era un senatore, ancora oggi uno dei più grandi matematici viventi, il presidente dell'Accademia dei Lincei, il fondatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il vicepresidente del Consiglio Internazionale delle Ricerche, era talmente carico di titoli e di benemerenze che era chiamato il signor Scienza Italiana. Okay. Nel 1931 Vito Volterra era stato uno dei 12 docenti universitari su 1230 circa che non aveva prestato il giuramento di fedeltà al regime fascista. Erano stati soltanto 12 ed erano stati ovviamente allontanati dall'insegnamento nel 31. Nel 38, quando viene ulteriormente colpito dalle leggi razziali, lui ormai era fuori dai giochi e quindi la sua risposta, se fosse o non fosse un socio ebreo, non arrivò mai alla Società Astronomica Italiana. Era fuori per ben altre ragioni. Volterra morirà nel 40, quindi nel pieno, subito dopo l'entrata dell'Italia in guerra, quando niente lasciava prevedere uno spiraglio di luce in questo baratro in cui era caduta l'Europa. Ma ci sono altre persone che voglio ricordare all'interno della Società Astronomica Italiana e queste sono veramente le persone sulle quali abbiamo fatto più fatica a trovare notizie. Anche loro schedate come soci ebrei, anche loro allontanate. Il primo è G.R. Gabrowitz. Non abbiamo nemmeno trovato come si chiamasse questo signore. Non lo sappiamo. Ma era stato segnalato come socio ebreo. Il secondo che voglio ricordare era Giorgio Piccardi. Giorgio Piccardi era una persona che guardava il cielo per passione. Era genovese, non era ebreo lui, ma era ebrea la moglie. Abbiamo ricostruito pochissimo di lui, ma pensate che quest'uomo, da quando furono emanate le leggi razziali, tutti i giorni andava alla questura di Genova, queste cose ce l'ha detto un docente dell'Università di Genova, andava alla questura di Genova per chiedere se ci fossero novità. Ok? E lì aveva trovato un funzionario compiacente, che quando a Genova iniziarono i rastrellamenti, permise a lui, alla moglie e alle figlie di scappare, di ritirarsi in una villa sulle colline e di scampare il rastrellamento. Ma la figura che più mi ha colpito è Raffaele Foa. Raffaele Foa era era di Casale Monferrato, era un professore di liceo in pensione, iscritto a tantissime società, alla Società Ottica Italiana, all'Associazione degli Amici di Giuseppe Manzini, all'Associazione della Banda Musicale di Casale Monferrato e anche alla Società Astronomica Italiana. Ebbene, da tutte, alla Società Dante Alighieri, alla Società Filarmonica Casalese, era iscritto e da tutte queste venne cacciato perché schedato come ebreo. A Casale si era ritagliato una sua vita tranquilla, era un professore in pensione, fino al 44, fino all'aprile del 44. Noi sappiamo che mentre in una prima fase le leggi razziali sfociarono in una persecuzione dei diritti, dopo l'8 settembre del 43 non fu più una persecuzione dei diritti, fu una persecuzione delle vite. Cioè gli ebrei li andavano a prendere, li internavano, li mandavano in Germania. Quindi nonostante si fosse ritagliato questa vita felice, nel 44
quando iniziano tra Casale, Vercelli e tutta la parte del Monferrato, i primi crudelissimi rastrellamenti, in aprile, era un giorno di aprile, lui era fuori casa, era andato a comprare da mangiare. Qualcuno lo avvisa e gli dice non andare a casa perché guarda che stanno catturando gli ebrei. Lui prende una chiatta, attraversa il fiume e scappa verso Vercelli. Scappa verso Vercelli e trova rifugio fino alla fine della guerra da un prete cattolico che si chiamava Don Giuseppe Bianco, e questo qui ospitava a casa sua, o meglio ancora, in buchi che faceva dietro la legnaia, in modo che poi li copriva con le fascine, ospitava i partigiani, ospitava gli inglesi, ospitava gli ebrei. E Raffaele fu una di queste persone che a Don Giuseppe Bianco deve la vita. Ma mi piace tantissimo, e anche qui spero di... Sono lunga? Con questo finisco. Sì, con questo finisco. Allora, che cosa ha scritto? Ricordiamoci che era iscritto alla Società Astronomica Italiana. Vi sono dei giorni nei quali dovevo scappare dalla canonica e ritirarmi nel folto delle piante dietro la casa. Dalla finestra potevo vedere nella notte le stelle e guardare il loro moto e il moto di qualche pianeta lungo la fascia dello zodiaco. Una sera si era d'accordo di uscire in campagna per contemplare il cielo stellato, così bello, ma l'arrivo di altre persone non lo permisero. Quando penso ai colloqui con Don Giuseppe Bianco mi torna in mente quello di Nicodemo, narrato da San Giovanni, colloqui intimi e notturni come erano precisamente i nostri. E ci è piaciuto pensare che questo amore per il cielo, questo desiderio, nonostante fosse in un buco sulla terra, nascosto dalle fascine, gli avesse in qualche modo alleviato questo periodo così duro. Finisco con una cosa sola. Allora, gli archivi sono ricchissimi di documenti. Tutti i nostri documenti li abbiamo trovati negli archivi degli osservatori astronomici, ma gli archivi non dicono tutto. Quando gli archivi scrivono dispensa dal servizio, sospeso dal servizio, liquidazione del ghetto, consegnato all'alleato germanico, mandato verso est, queste parole sui documenti nascondono in realtà cose che soltanto i testimoni ci possono raccontare, perché gli archivi non le dicono. E per concludere proprio questo nostro incontro, vorrei rifarmi alla notte che è il mondo nel quale gli astronomi si muovono e il mondo nel quale gli astronomi vivono e che loro amano. Volevo ricordare questo documentario che si intitola Night Will Fall, cioè la notte cadrà, ed è un documentario dedicato alla liberazione a Croce, dedicato alla liberazione del campo di sterminio di Bergen-Belsen, atroce veramente. E la notte cadrà, secondo gli autori, tra cui Alfred Hitchcock, quando chi vedrà, quando il mondo si dimenticherà delle cose impresse in quella pellicola. Ebbene, le nostre ricerche, fatte con le mie amiche, con i miei colleghi, vogliono essere proprio un piccolissimo contributo della comunità astronomica contemporanea, perché la notte su queste vicende non cada più, sia mantenuta viva, sia mantenuta la luce su queste cose. Grazie. Grazie. Allora, grazie. Grazie veramente tanto. Grazie a voi. Noi ti aspettiamo per una prossima lezione e voglio